Ciao a tutti amici, benvenuti in questa calda giornata di agosto per l'unboxing dimenticato, ovvero l'unboxing che non ho fatto del mese di luglio, perché causa lavoro poco tempo, diciamo che non c'è stata abbastanza tempo appunto. E soprattutto perché nel periodo estivo YouTube non monetizza e quindi io video non ne faccio. Comunque, allora, Loot Crate di luglio a tema animation, se non ricordo male, e andiamo ad aprire, anche perché a breve arriverà quello di agosto e più ho da fare ancora l'unboxing del box dell'uomo ragno del 30° anniversario e quindi c'è molto lavoro da fare. Per cui procediamo. Coltellaccio di Bear Grylls. E apriamo sto box. Allora, ecco qua, iniziamo subito con questo. Ok, di Rick e Morty, però non riesco a capire cos'è, quindi dovremo aprirla. O aprirlo, non si capisce, non c'è scritto niente. Non vorrei fare danni. Ecco qua. Carta via. Penso che sia una statuina. Nature Fears, esatto. Apriamola. Oh, non ho capito se è fosforescente. Sembrerebbe di sì che sia fosforescente. Comunque adesso noi la apriamo, la guardiamo. E poi non so. Mettiamo qui. Ah, ok, eccola qua. Bella. Ci avviciniamo adesso e la vediamo un po' nel dettaglio, così per capire. Vabbè. Ecco la statuina di Rick. Non ho ancora capito se è fosforescente o meno dalla confezione. Sembrerebbe fosforescente perché ha un alone verde intorno, ma non so se sia una scelta di design. Tratta dalla seconda stagione della serie animata che io ho iniziato a seguire e poi ho abbandonato perché non mi ha preso particolarmente, però tutti dicono che è bella, dovremo ridarci un'occhiata. Statuina, non ho visto neanche della marca, LCMA. Eccola qua, comunque sempre animation, quindi serie animate, credo che saranno tutti gadget di questo tipo. Quindi statuina di Rick che andremo a mettere qua. Andiamo avanti perché non lo so, non mi ha praticamente convinto. Poi ok, Bob's Burger, quindi abbiamo un box, non so di cosa sia, andiamo ad aprirlo e cerchiamo di capire di cosa tratta o di che cos'è, perché è veramente strano. Un box. Ok, Universe. No, non si capisce, dentro c'è un libricino. Apriamo sto libricino che qui c'è scritto The Bob's Burger Burger Box. La vera ricetta per il Jock Burger. Vediamo un po'. Ah, ok, sono effettivamente delle ricette, un ricettario. New Bacon Inch Burger. Ok, e dietro c'è il disegnino su come va composto. Invece qua è la ricetta. Bah, interessante. Burger, interessante quanto inutile, perché effettivamente uno la serie l'ho guardata un pochino, poi l'ho lasciata perché mi ha annoiato, tre perché non la reputo una cosa alquanto interessante da mettere in un loot crate, quindi vabbè, la lasciamo qui, andiamo avanti. È caduta, non so, veramente mi sta lasciando un po' così, forse perché non seguo questi cartoni, questi comic. Vabbè,
andiamo avanti. Oh, beh, c'è questo subito. Futurama, abbiamo lo Slurm. Ah, due addirittura. Ah, ho capito cosa sono. Questi sono dei dei manicotti in cui inserire la bibita fresca, quindi e non bagnarsi le mani, ok? E quindi la condensa viene asciugata da questo neoprene, quindi penso che la isoli un po', la tenga anche un po' più fresca, però ce ne sono due, stessa dimensione, Futurama, possiamo vedere anche all'interno il cartoncino. Anzi, adesso voglio fare una cosa, perché io qui dietro ho per esempio una lemon soda di One Piece. È un po' largo, ci balla, probabilmente è per le lattine classiche, non quelle allungate. Proviamo la Monster Energy che ha lo stesso diametro. Sì, infatti, nelle lattine classiche calza bene. Quindi interessante, simpatica, la lasciamo qui. Ecco qua. Chiusa, sigillata. La lasciamo qua. Prossimo. Ah, no, siamo già alla fine. Spilletta con Bob's Burger, che ci ricorda che il tema di luglio era appunto animation. Simpatica, la lasciamo qui. Libricino. Ok, dove vengono illustrate come ogni volta tutti i gadget all'interno. Appunto, qua abbiamo aperto la pagina sui manicotti per tenere le bibite. Ho paura a sfogliarlo perché non ho ancora visto la maglietta. Sì, poi c'è il ricettario di Bob's Burger. Interessante. Tanto la maglietta è all'inizio, quindi noi andiamo avanti. La statuina di Rick e poi niente, le foto dei lettori che non ho qua. Poi di nuovo il libricino con i giochi, con i quest, come li vogliamo chiamare, con cui Loot Crate ci permette di accedere a un'area riservata del loro sito, dove non so cosa ci sia, perché non ne ho ancora fatto uno, non intendo farli perché non ne ho voglia. Magari cercherò su internet giusto per vedere se vale la pena, ho addirittura già le soluzioni pronte così non mi devo stressare, e vedrò cosa mi regalano questi amici di Loot Crate. Mettiamolo qua. Dunque, siamo arrivati alla fine, diciamo, proprio, ecco qua, e quindi ci manca solo una cosa, la maglietta, che è di un bel verde, eccola qua. Ho già letto dietro di cosa tratta, delle tartarughe ninja, per cui questa parcheggiamola un attimo qua, apriamo e voilà! Ah, bellina! Molto bellina come maglietta, perché diciamo che non è troppo eccessiva nei disegni, quindi abbiamo il tema del guscio delle tartarughe, e infine giù in basso abbiamo un disegnino con le tartarughe, che sono quelle classiche, ok, le vecchie tartarughe ninja, ma molto bellina, simpatica, bellina anche perché verde, non ne aveva ancora niente. Quindi hanno finalmente cambiato dal rosso, nero, blu, che era. Ok, questa la chiudiamo, la mettiamo qua. Come ogni volta, la nostra scatola può essere rigirata e trasformata in un qualcosa di diverso. In questo caso vedo che c'è Bob's Burger. Credo che sia legata a questo box, perché noto dei ritagli sulla scatola, e quindi credo che si possa utilizzare come il porta ricette, credo.
ecco qua, una, sì, una cosa del genere, quindi girata la scatola diventa così. Interessante, molto simpatica, questa scatola verrà buttata, anche perché sono pieno, non so più dove metterle e quindi via. Per cui box secondo me abbastanza brutto, proprio senza mezzi termini. Maglietta sibellina, diciamo, forse l'unica cosa che salvo di questo box. Sinceramente credo che ad oggi sia il box più deludente mai sbroxato. Simpatici questi portalattine, quanto inutili, perché non penso che andrò in giro con questo. Magari giusto a casa lo posso tenere. Il resto delle cose per me non insignificanti, perché non seguo né Rick e Morty né Bob's Burger, e quindi abbastanza deludente, devo dire deludente questo mese. Comunque sia, l'unboxing è finito, quindi mi scuso ancora per il ritardo, perché il lavoro prima di tutto, visto che YouTube non mi vuole pagare e non mi paga e quindi devo andare a lavorare come tutti gli immortali. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, in descrizione troverete i miei social, quindi la pagina Facebook, la pagina Instagram e anche il link per poter ordinare un box con un abbonamento e ricevere un piccolo sconto. Se siete interessati fatelo, al massimo potete disdire l'abbonamento quando volete. Per cui per questo video abbiamo finito, vi saluto tutti, vi voglio bene, non, mi raccomando una cosa importante, non uscite nelle ore più calde e bevete molti liquidi. Ci saluta anche Wendy, che purtroppo si è svegliata ora, eccola qua, sta arrivando, ciao Wendy, eccola qua, la mettiamo qua all'ultimo momento. Per cui a breve spero di poter caricare il video sull'unboxing del box dell'Uomo Ragno insieme a questo, e a breve arriverà anche il nuovo box, quindi ci sarà un altro unboxing, quello di agosto, tema non lo so, come ogni volta non lo leggo. E niente, abbiamo finito, andate al mare, bevete bibite fresche, mangiatevi un gelato, ci vediamo al prossimo video, tante care cose, saluti in famiglia.